Ciao ragazzi, io sono Merlocraft e oggi siamo qui nel secondo episodio del mio Let's Play moddato del Merlocraft Modded Let's Play, quindi facciamo un po' di rutti. Ok, dall'ultimo episodio ho fatto un progresso enorme, non potete neanche capire il progresso che ho fatto dallo scorso episodio. E infatti, come potete vedere, le chest qui sono sparite. E oltre ad aver fatto un po' di mining, ho costruito la nostra base. E ho provato a fare, non come sempre, come tutte le volte, un cu piccolo cubo, un piccolo 2x2, insomma, dove mettere le ceste e basta. Ho provato a costruire qualcosa che sia bello, però ci ho messo tantissimo, ragazzi. Penso che siano passati 3 giorni. Allora, giudicate voi, io non so se quello che potete vedere, quello che state per vedere, vi piacerà. Io almeno ci ho provato. Eccola qua, questa qui sarà la nostra casa almeno per i primi tempi. Ha 4 piani, che voi ci crediate o meno. Il tetto è l'unica cosa che credo non mi sia riuscita. Questo è Wedge Slope. Non so, non mi piace il tetto, però vabbè. È fatto con tutti i blocchi della chisel. Questo è legno, ma non è legno normale. Potete vedere che è legno tipo cisellato, è legno strambo. E mentre questa è cobblestone. Sia questo che questo è cobblestone. Questo è Bubble Glass, credo si chiami. Ad ogni modo, se entriamo all'interno, perché noi entriamo all'interno, intanto qua stiamo cuocendo dell'oro, però mi sa che ho finito il carbone, me ne servivano 36 pezzi e ne ho 33, infatti ne mancano 3, hashtag matematica. Qua potete vedere che ho spostato tutte le nostre ceste, le ho un po' ordinate per ordine. E ad ogni modo vi faccio vedere che quelle qui fuori sono in effetti assi cisellate, perché se vediamo che se io prendo delle assi di legno normali di Oak, potete vedere che sono un po' meno dettagliate rispetto a queste. Queste sono più carine, insomma, ecco. E sì, ho usato qua. Il pavimento è fatto di marble. E qui mettiamo via. Vedete che ho un bel po' di cobblestone. Ho un sacco di cobblestone di dirt, 29 e 23 stack. Perché ho fatto anche un coso sotterraneo. Non avete idea di quanto ci è voluto per scavarlo. Non sapete quanto ci è voluto. E poi qui ho trovato anche una caverna e sono andato un po' a minare. Insomma, pochissimo, l'ho appena scoperto, insomma. Quindi sì, questa parte qua è ancora tutta da sistemare. Poi probabilmente queste scale verranno tolte. Poi se noi saliamo al secondo floor, ora non c'è nulla, insomma. Se noi saliamo qui sopra non c'è nulla, qui c'è il fagiolotto. Hashtag fagiolo. E se poi saliamo al terzo piano, che all'inizio non era previsto, solo che poi il tetto tipo l'ho fatto altissimo per sbaglio, allora GG. Abbiamo solo il letto qua in cima che guarda il vetro e è asimmetrico perché non so perché qui è 3 e qui ce l'ho fatto di 4, però non interessa nessuno. Allora, sì, insomma, questa è la nostra casa. Cosa ne dite? Lasciatemelo nei commenti, scrivetemi nei commenti se vi piace o meno. Per adesso c'è un bug, queste cose si spaccano tutti col piccone anche se sono assi, però. GG, GG, GG. E ecco, insomma, questa sarà la nostra casa per i prossimi tempi. Ora, cosa voglio fare oggi? Piani per oggi, plans for today. Cominciare e arrivare più lontano possibile con la mod early game preferita dai bambini, che è la Tinker's Construct. Perché, ragazzi, la Tinker's Construct è pressoché fondamentale all'inizio del gioco. Quindi ho cotto questi ori apposta per cominciare con la nostra Tinker's Construct. Per adesso devo andare a fare un po' di legna perché l'ho completamente finita. Ne ho proprio giusto un poca. Queste sono cisellate, quindi non si usano nemmeno. Quindi vado a fare un po' di legna perché ce ne serve per fare la Tinker's Construct, come sapete. Quindi vediamo, prendiamo un'ascia che non sia quest'ascia qui, perché quest'ascia qui non può minare, purtroppo. E andiamo a fare un po' di legna. Ok, ho fatto un po' di legna proprio giusto abbastanza per farci andare. E è difficile trovare legna su queste colline adesso perché tutta la legna l'ho decimata per fare questa casa. Soprattutto spruce, ne ho usato tantissimo per il tetto. Oak per il pavimento, un po' di meno, però non ne ho usata un sacco, quindi GG. E cominciamo con la Tinker's Construct. Quindi ci serviranno le solite blank patterns. A questo punto, già che ci siamo, facciamo anche un po' di slab. E facciamoci una bookcase per la nostra area Tinker, perché è sempre buono avercela. Facciamo un po' di stick, non lo so, così. Poi facciamo un po' di blank pattern, giusto un po' che per avercele. Bam, 24 potrebbero bastare, ma ne faccio di più perché posso. E poi ne servirà uno di questi e ormai li so a memoria questi crafting. Uno di questi. Pum 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 pum.
E poi mi serviva una chest che so che ho già. E uno di questi. Boom. Allora, la mia gatica. Poi, per il resto, ho preso l'oro. Però mi serve il gold. Quindi prendiamo della sabbia, prendiamo della clay. E prendiamo della clay. Prendiamo della sabbia, prendiamo della clay. E prendiamo della clay. Hashtag, hashtag. E abbiamo 4 pezzi di grout. Possiamo cuocerli qui dentro. Insieme a questo legno, che questi stick. E poi, dove mettiamo la nostra Tinker's Construct? La metterei qui, lungo questo muro. Perché no? Quindi appendiamo la nostra bookcase qui così. E poi mettiamo i nostri Tinker tavoli, partendo dal Stencil Table, Part Builder, Pattern Chest e Tool Station, che metterò fra un attimo. Quindi facciamo così, così, così. E la Tool Station la piazzeremo assieme a molti più solid brick di quelli che sto facendo. Almeno credo che non me ne vengano 4 ora. Credo che me ne venga uno solo. Esatto. Quindi il prossimo passo sarà ottenere un sacco di Seared Bricks in più. Quindi andrò con questa pala a scavare come un pazzo la sabbia e la clay, ma soprattutto la sabbia perché ne ho poca. Credo che non si possa, esatto, non si può rimainare, fino a ottenere un po' di Seared Bricks in più, con i quali fare un excavator proprio rudimentalissimamente rudimentale. E poi, sì, scavare ancora più sabbia e creare la nostra smelter. E l'obiettivo di oggi è cominciare un po' con la Tinker, insomma, come si fanno di solito. Sto cominciando anche con la Tinker proprio così adesso, senza materiali, perché adesso ne ho pochissimi materiali. E anche perché vedete che il mio ammontare di risorse sono più o meno zero. Perché appena riesco a crearmi un piccolissimo martello, ma anche un martello proprio del cavolo, un mini martellino, e posso andare a minare in una maniera assolutamente migliore, e riesco anche a diventare un po' meglio. Per il resto, scavando, ho trovato il Factorization Manual, che è una cosa carina qui per la Factorization, proprio tutto il manuale. È easy peasy, insomma, io le so già, queste cose non mi servono, però lo otteniamo, why not. Quindi mettiamo tutte le nostre cose, qui così, boom. E sì, very nice, very nice, very nice. Aspettiamo il nostro growth che cuocia per fare il nostro secondo seared brick. Quasi quasi prenderei due di queste crafting table che abbiamo e le metterei qui così, anzi ne mettiamo una sola perché fa figo. E poi prenderei una chest e la metterei qui così, perché è sempre bello avere una chest così a portata per mettere le cose che non ci servono. E qui all'interno metterei le blank pattern e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le farei tutte, why not? E voilà, tutte le pattern sono qui dentro. Poi so che appena la Tinker verrà aggiornata nel pacchetto, se non verrà aggiornata a breve la aggiornerò io, perché voglio assolutamente la versione aggiornata. E diventerà ancora più figa la Tinker, perché aggiungeranno gli archi strafighi e cose così. Comunque ho cotto quest'oro appunto appositamente per crearmi la Tool Forge. Bam. E voilà, siamo buoni, abbiamo cominciato bene. Ora, la prima cosa che vorrei farmi con questa mod, dopo aver mangiato, sono prendere un bel po' di cobblestone e creare degli strumenti basilari di cobblestone, di quelli fighi. Quindi ci serviranno un paio di questi, proprio 2, 3, credo possono bastare. E un paio di questi, 1, 2, 3. E poi uno di questi, un bel po' di queste, 2, 3, 4, ne facciamo per intanto. E poi uno di questi, uno di questi. Non abbiamo abbastanza cobblestone, no problema. Uno di questi e uno di questi. Sto facendo proprio tutto così super sciallo, perché credo che la Tinker ormai l'abbiate già vista secoli e volte e volte e volte. Quindi credo che, non ritengo che ci sia da spiegare qualcosa sulla Tinker, insomma, ecco. E questo, questo e questo, sbam. E ho fatto, vabbè, ho fatto quello. Adesso possiamo anche fare questo, sbam. Perfetto, questo in più lo lasciamo qui. Mi dimentico sempre che per il martello non ci vuole la cosa. E così adesso abbiamo già i nostri attrezzini.
possiamo tirare sugli alberi come se non ci fossero domani, possiamo tirare sulla sabbia come la creiera come se non ci fossero domani. Insomma, possiamo fare tutto come se non ci fossero domani. E io ora credo che continuerò a prendere sand, gravel e clay come se non ci fosse un domani, fino a arrivare ai materiali necessari per costruirmi la smeltery. Chiuderò l'acqua qui perché mi rompe un po' le palle. E poi qui tutto questo posto tornerà a essere molto figo, sciallo sciallo. Però per intanto stacco giù tutto, spacco giù tutto. E noi ci risentiamo quando potrò costruire una smeltery. Pro tip per quando siete in cerca di clay: morfatevi in uno squid, perché è tipo utilissimo. Vedete? Io respiro super bene sott'acqua, ci vedo anche abbastanza discretamente. E scavo velocemente sott'acqua, quindi riesco a trovare la clay in un attimo. E per esempio vedete qui ce n'è un poca. Mi appoggio, prendo l'excavator e sbam! So easy. Ok ragazzi, abbiamo una smeltery funzionante e adesso sto alzando i piani. Ad ogni modo, già da adesso è funzionante, possiamo utilizzarla non appena andremo a mettere al suo interno della lava che andrò a prendere ora. Non voglio ancora andare nel Nether, ci stavo pensando e forse ci andremo in questo episodio per prendere la lava, ma per intanto possiamo semplicemente andare in caverna, prendere un secchio e portare la lava, che è quello che andremo a fare. Quindi abbiamo qui un lingotto e qui altri due. Quindi andiamo a macerarizzarlo. Ok ragazzi, sapete una cosa? Ci ho ripensato e quindi ho usato il trucchetto che vi ho fatto vedere con Angel del terrain smasher della chest per prendere dell'obsidiana. E andiamo nel Nether. Andiamo nel Nether solo per prendere la lava. Non facciamo ancora la pompa che porta la lava nell'overworld, perché servono le ender per tutto il resto e non ho voglia di andare a grindarle adesso. Però per prendere la lava, siccome andare in caverna a prendere è troppo complicato, andiamo nel Nether. E principalmente non ho voglia di continuare a scendere. Principalmente. Poi un accesso al Nether è sempre buono da avere. Quindi bam bam, 1, 2, 3, 1, 2, sperando di non filare a piazzarli perché sennò sono inculato. Ok, ci manca solo il flint and steel, che mi sono dimenticato di fare ovviamente. Quindi devo cuocere il ferro. Ok, perfetto, quindi sperando di avere della flint. La madonna. Se ne abbiamo di flint, creiamo il nostro flint and steel, scendiamo e andiamo nel Nether a prendere la lava. Tra il resto il secchio è pieno d'acqua, quindi sì, la droppo qui così a caso, proprio perché voglio la lava. E dove? Ah, vedete, è sparito il portale. Lol. Allora, vediamo dove ci spawna il Nether. Non loading train. Voilà, ci siamo spawnati in un... erba? What the fuck? Alberi? Wow, 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 wow. Queste liane le vedo male. E... ok. Interessante. Sembra che siamo in una specie di oasi nel Nether. Tipo, mini oasi. Overgrown Nether. Beh, hanno supplenti, si spacca anche a mano, però non droppa nulla. Ok, perfetto. Perfect, perfect. Ho capito. Allora, vediamo di crearci una scalinata che porta alla lava. Quindi, così. Ho dimenticato che la Soul Sand è alta mezzo blocco. E quindi ci si cade dentro, quindi è meglio fare così quando si lavora con la Soul Sand. Un cattivo presentimento. Qui c'è un Auganon. Bel posto che sei trovato. Togliamo queste ivi. E... ok. Quindi per adesso teniamo quella scalinata lì. Vado a fare una piattaforma e pillariamo un po' su. Andiamo a fare un po' di protezione a questa scalinata, perché ora come ora è poco protetta, cioè potrei cadere da un momento all'altro traducendo. Mettiamo così. Ops. Vabbè, non serve così tanto. Poi scendiamo, andiamo a fare così. Microphone activated. Microphone muted. Voilà,
Ok, abbiamo una piattaforma su cui stare almeno. Quindi adesso io traslocherò un po' di lava da qui nella nostra tanica e poi vi farò vedere un trucchetto per creare le vostre smeltery più in fretta. Allora, appena si scarica il terreno. Ok, ragazzi, abbiamo tre secchielli di lava, quindi adesso vi faccio vedere, se noi mettiamo della cobblestone qui all'interno, questa si scioglierà lentamentissimamente, abbastanza velocemente, a dire la verità. E poi se noi prendiamo del copper e dell'aluminum brass, che se avete seguito la serie con... No, del copper e dell'aluminum, che se avete seguito la serie con Ancelo, sapete già che fa dell'aluminum brass, perché ci servirà anche dell'aluminum brass per questo processo, quindi aspettiamo che la cobblestone si sciolga. E tu voilà, a 2 secondi. E abbiamo ottenuto 36 mille buckets di seared stone, che se combiniamo con dell'aluminum brass e un lingotto di qualcosa, ok, potete vedere che abbiamo dell'aluminum brass. Se noi facciamo così, come sappiamo già, creerà il nostro ingot cast, il copper ingot poi può anche andare a fanguare. E dove è finito il cast? Ah, ecco qui. E il nostro ingot cast, se poi noi mettiamo la seared stone nell'ingot cast, non è abbastanza, insomma la cobblestone ne dà pochissima, ne dà, fatevi controllare, seared, questo qui, vediamo la cobblestone, ne dà 4 mil, no, 18 milli bucket, 18 milli bucket, per prenderne di più bisognerebbe sciogliere il growth, o una stone sight head, questo è un buon trucchetto ragazzi, se voi prendete della cobblestone, come questa, e poi andate qui dentro, togliete questo e prendete così e facciamo della sight, prendete delle stone side head come queste, facciamone 6, why not, e le cuociamo, ci daranno un bel po' di seared liquid che se messo così vedete ci darà un seared brick con il quale possiamo creare la nostra smeltery senza aver bisogno di creare il, come si chiama? Senza bisogno di creare il grout, quindi bam, solo con della cobblestone, e questa direi che è un vantaggio abbastanza buono, easy peasy insomma, e perché già così abbiamo un altro brick da posizionare sul nostro terzo livello dello smeltery, e io andrò avanti a fare questa cosa qua fino a che non avrò una smeltery a 3 o anche a 4 piani, non lo so, adesso vedrò. E poi moltiplicherò, insomma, sdoppierò tutti i miei materiali attraverso questa smeltery e poi andrò in caverna. Quindi tantissime cose saranno fatte tra questo episodio e il prossimo, ma per intanto è tempo di spegnere il computer, quindi per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio della visione, vi rimando ai prossimi video che caricherò. E... Hop! Niente ci arrivo adesso lì dietro a piazzare le altre cose, non lo so.